campo. Solo giustifica l'importanza della posta in palio tra le due squadre che lottano per la salvezza o magari c'è qualcosa? No, penso sia quello. Credo che nell'arco di 4 punti, se non sbaglio, ci siano 10 squadre. E quindi partendo da noi fino alla fine dei playoff ci sono 10 squadre in 4 punti, quindi è normale che in palio in questo momento, se una squadra riesce a fare 3 punti, può fare un grosso balzo in avanti, e quindi è normale che in partite come questa ci sia un po' di nervosismo, sempre senza mai cadere nella non correttezza, un nervosismo sano, perché comunque calcio è uno sport di competizione e l'avversario vuole prevalere. Si è rischiato con il corso dei pali attraverso col tiro sul punizione, poi alla fine c'era anche il match point con Paolici, insomma, il risultato giusto secondo te? Sì, se devo analizzare la partita, credo che oggi siamo arrivati con maggior frequenza nei pressi dell'area di rigore avversaria. Siamo riusciti a mettere anche tante palle dal fondo. Credo che abbiamo creato tanto come indice di pericolosità. Chiaramente loro hanno avuto quella punizione, dove hanno colto l'incrocio dei pali. E mi sembra un cross sul primo tempo dove erano posizionati un po' così e così sul secondo palo, però credo che a occasioni, se devo analizzare la partita, un po' la mano in bocca c'è, non soltanto con l'occasione finale, ma credo che era una partita dove potevamo trovare il vantaggio e magari concedere poco per provare a portarla a casa. C'è un elemento di esperienza dal punto di vista morale, come si esce da una situazione di questo tipo? Sì, feci l'intervista, mi sembra, dopo Sutil o dopo Lecco, e dissi che l'unica medicina era quella di allenarsi forte. Questo è un gruppo completamente rinnovato, un gruppo giovane. Qualcuno si è affacciato per la prima volta al campionato, quindi non vedo altra medicina se non quella di allenarsi forte, capire l'importanza dei momenti, l'importanza di ogni singola palla. Credo che il girone A sia un girone molto equilibrato, come ho detto prima, vedendo quante squadre sono racchiuse in pochi punti, quindi credo che questa squadra abbia il potenziale e la voglia per tirarsi fuori da questa situazione. Allora, domenica abbiamo una partita importante di cartello contro una squadra che sappiamo che vuole vincere il campionato, però in questo momento siamo chiamati a provare a far punti con tutti, quindi ripartiamo martedì, ci alleniamo, analizzeremo l'avversario e proviamo a fare punti alla prossima partita. Una prova di carattere pro-mister? Beh sì, senz'altro, ma credo che questa squadra l'abbia sempre dimostrato. Chiaramente i risultati magari non erano quelli che volevamo, perché sennò non ci trovavamo in questa situazione di classifica, però credo che questa è una squadra che non ha mai mancato di impegno né la domenica per me né tantomeno in settimana, e per me il termometro è la settimana. Ci alleniamo forte, cerchiamo di aiutarci, di analizzare quello che non va per cercare di migliorare, quindi credo che la squadra abbia risposto presente e non ci sia nessun problema. La prova di Marone visto da chi? Sì, è un portiere di personalità, è un portiere che ha aspettato l'occasione, credo che oggi abbia fatto bene. Questa è una rosa dove comunque ci sono diversi elementi che possono dare il proprio contributo se chiamati in causa, quindi anche questo credo che sia un segnale importante, perché in un gruppo che magari le cose non vanno bene, eccetera, chi viene chiamato in causa non risponde come ha fatto Marone, quindi questa è la conferma della bontà di questo gruppo, dell'obiettivo che vogliamo raggiungere e della volontà di uscire da questa situazione.